Eccomi qua, in partenza per il Bellino. Certo che io e gli zaini leggeri siamo incompatibili. Carico totale sono sui 12 kg, ma compresi anche 3 litri d'acqua, il cibo per 2-3 giorni e tutte le comodità necessarie. Quindi va bene, sono in partenza, dormirò su, cenerò su e ci aggiorniamo tra poco. Allora, ciao a tutti. Allora, sono arrivato qua sotto a Rochon dei Marsi e cos'è? Parcheggiato a Santa Maria in Valle Forplaneta e si sale su. Via. Faccio vedere meglio. Salgo su verso il rifugio Sevice e vediamo un attimo com'è la situazione, a che ora arrivo, il tempo è buono, ci sono un sacco di stelle, si sta bene, la temperatura è ideale e arriverò su, mangerò qualcosa, mi sono portato dietro la birretta e vi aggiorno. Ho la radio, la radio è sulla PMR su frequenza 7.89, quindi facile 7.89, che accenderò più o meno ogni ora e se siete da queste parti e mi volete raggiungere mi trovate, ecco, su quella frequenza per comunicare. Ci sentiamo dopo, ciao. Ci sono 30 gradi, fa caldo, sono le 10, arriverò su verso le 11 e mezzo probabilmente. A dopo. Sono i primi amichetti della sera, ci sono un po' di cinghiali, cinghialotti piccoli, lucciole. Allora, nella natura selvatica vige la regola che ognuno sta per i fatti suoi, non rompe le palle a nessuno e ogni altra possibile presenza animale è un pericolo e quindi ci si deve stare alla larga. Questo vale per me nei confronti degli altri e degli altri nei miei confronti, quindi c'è questa sorta di regola naturale reciproca che se io non rompo le balle a nessuno, nessuno rompe le balle a me. E se qualcuno rompe le balle a me, insomma, devo rispondere. Però dovrebbe essere una situazione tranquilla. È la prima volta che vengo qua di notte. Vediamo. Oh. Eccomi qua arrivato alla fonte. Oh. Non penso si veda molto in questo momento. Di acqua se n'è poca, molto poca. Vabbè, accontentiamoci. Eccoci qua, Capanna Sevice, siamo più o meno a 2000 metri e fa freschino, ci sono 22 gradi, infatti si sta molto bene. Ok, vado a prepararmi la cena.
sono due tende. Esatto, obiettivo sopravvivi. E si va a fare acqua giù alla fonte. Di acqua ce n'era poca ieri, scendeva giù poco, però almeno scendeva. Speriamo di non fare un viaggio a vuoto. Sta circa 10 minuti a scendere e un quarto d'ora, 20 minuti a salire la fonte. Questa è una delle mie discese preferite da fare di corsa, solo che oggi ho tutte le mani occupate, quindi la faccio camminando. Oddio, potrei anche fare così.
Ecco, sono tornato sulla piana della Capanna Sevice, sentiero numero 3 che parte da Rosciolo. Sto vedendo di trovare il percorso che va al Lago della Duchessa, però prima voglio salire sul velino, quindi farò Sevice, velino, Cafornia, perché ci sta, è d'obbligo, e poi penso di andarmene verso il Lago della Duchessa. Poi vabbè, in queste avventure cambio idea molto velocemente, quindi vediamo poi cosa mi dice la testa. Ciao cavalli! Guardate come si vede bene il Gran Sasso, il Corno Grande, l'Intermeso di Cafornia, Cefalone, che meraviglia! Ehi! Ecco qua sul velino, fa caldo anche qua su, Guardate, sono posti meravigliosi, non ho niente da invidiare alla Val d'Aosta. Io tutte le volte che vengo qua rimango incantato. Non è la Valle d'Aosta, ma non ha niente da invidiare, assolutamente niente. Siamo a 1400 metri, sono 36 gradi, abbastanza caldo. Dove il coglio? Beh, mangiato, bevuto, fa un caldo esagerato ragazzi, ci sono 40 gradi e adesso boccheggio per un paio d'ore e poi vedo se tornare su alla Capanna Sevice. Da qua dovrebbero essere circa 4 ore e mezzo.
e magari parto stasera così mi faccio anche un tratto di notte al fresco, solo che c'è una parte che non conosco, non so se è in cresta e quindi non so se è pericolosa. Al massimo mi fermo un po' prima e mi butto nella prima piana che trovo. Ok, ho mangiato, ho bevuto, ho fatto rifornimento di acqua, spero di averne abbastanza. Adesso torno su al casaletto, al Sevice, e dovrei metterci 4 ore ad arrivare sul Cafornia e poi un altro paio d'ore ad arrivare al Sevice, quindi sono le 4:40, alle 8:40 dovrei essere sul Cafornia, verso le 10 dovrei riuscire a mettere giù la tenda. Guarda quanto mi sono ustionato anche oggi. Bene, ok, a dopo. Che cazzo di salita! Stavo laggiù. Più o meno. La cosa che proprio ti spezza è non avere a disposizione acqua lungo il percorso, quindi bere sempre poco per non rischiare di rimanere senza. Ho ancora un'ora e mezza di salita prima di arrivare alla capanna, poi farò la tenda e dovrò andare a fare acqua e mi rimane ancora 1 litro, 1 litro che sembra tanto, ma in realtà per un'ora e mezza di salita con questo vento e questa temperatura ci sono ancora 30 gradi e 1 litro è poco. Va bene, proseguo.
sono le 3:30, è da mezzanotte che è così. Dopo una notte passata a cercare di non volare via con tutto il materiale e stamattina a cercare di recuperare il materassino che volava via per tutta la piana, saluto Capanna Sevice, i cavalli che hanno brucato la tenda, attorno alla tenda tutta la notte se non bastasse, e scendo giù a Rosciolo. Per farvi capire di quanto vento c'è al Trentino quando ti arrivi. Questo era il vento che c'era stanotte. Sembra di essere in moto. Bene, si è conclusa questa meravigliosa avventura sul velino, questi 3 giorni intensi di fatica, di caldo, di vento, di freddo. E questa la taglio. E ok, ora torno. Nei prossimi giorni vi dirò che materiale ho usato, quali sono stati i sentieri che ho percorso, quali sono state un po' le sensazioni, e vi darò anche qualche consiglio nel caso decidiate di fare anche voi questo bellissimo percorso. Ciao!